Margherita Siani, collega giornalista del Mattino di Contursi, nonché candidata alle prossime regionali per il Partito Democratico, è presente qui stasera a Penta all'inaugurazione della piazza Agostino Stanzione. Signora Siani, perché questa presenza? Ma rappresentare una presenza in un momento importante per una comunità è fondamentale. Quando una comunità ricorda un proprio figlio con una partecipazione così sentita, è importante esserci per testimoniare questa presenza. E questa è la dimostrazione di come le persone vanno via, ma quando hanno lasciato un segno, questo segno viene fermato nel tempo. Ecco, questa serata mi ha visto presente anche perché conosco Giovanni Stanzione da molti anni, insomma, nella mia attività professionale. Mi ha raccontato che questa sera c'era questo evento e mi ha fatto immensamente partecipare a questo momento che è di ricordo, di nostalgia, ma anche di profonda gioia, perché viene ricordato un figlio di questa terra e un fratello che è straordinario. E ripeto, dopo 10 anni la grande presenza qui di tante persone significa che il ricordo è vivo. Non possiamo esimerci di farle una domanda. Innanzitutto, in bocca al lupo per la candidatura alle regionali del PD. Una donna, con quali progetti, quali programmi si presenta a questa tornata elettorale? Sì, mi presento con dei contenuti importanti che sono punti sostanziali di un programma che ha 3 grandi costole, che sono le aree interne, l'Europa e le donne. All'interno di questi tre contenitori esiste un rapporto stretto che vede tutta la provincia di Salerno coinvolta, dalle aree sud alle aree nord, e io ritengo che questo debba essere, ed è fondamentale, l'alleanza, una grande, grandissima alleanza, una stretta alleanza tra le varie aree territoriali con le loro specificità, la loro forza, perché ogni territorio ne ha una, messe insieme per diventare una sola grande provincia forte, produttiva e inclusiva. E quindi mi piace rappresentare questo, quindi io provengo dal sud della provincia, ma per me il nord è parte integrante di questo percorso. Grazie, e in bocca al lupo.